Presidente, condivido innanzitutto, grazie per avermi dato la parola e vorrei dire all'inizio che condivido pienamente il suo richiamo ad essere brevi per poter dare spazio soprattutto ai cittadini. E lei ha anticipato un po' la premessa che volevo fare a questo mio intervento, perché io sinceramente pensavo, mi auspicavo che questa sera magari l'intervento di consiglieri comunali o di esponenti politici fossero stati solamente a margine. Esponenti, ripeto, scusate, purtroppo sono alto e faccio difficoltà a parlare con questo microfono. Ecco, io auspicavo sinceramente che gli interventi di esponenti politici e di consiglieri comunali fossero stati magari solamente a margine, cioè il contrario di quello che accade sempre in un consiglio comunale dove parlano solamente i consiglieri comunali. Io dico questo perché il dibattito su questa mega variante c'è stato, va avanti da diversi mesi, e c'è stato soprattutto all'impegno, questo io ho avuto modo di sottolinearlo sulla stampa, anche di ex compagni, di amici, ma soprattutto di liberi cittadini che hanno deciso di impegnarsi ed hanno raccolto un bel 4.000, mi sembra 300 firme, qualcosa del genere, cioè una quantità di firme sufficienti a dover effettuare un referendum. Qualcuno obiettava se ci sono dubbi o meno sul fare il referendum, io per quanto mi riguarda dubbi non ne ho. Rispondere a Vignola o a qualcun altro. Per me, se le firme sono sufficienti, se gli uffici diranno che quelle firme sono conformi a quanto prevede il regolamento del nostro comune, io non ho assolutamente nessun problema a far svolgere il referendum. A patto però, e questo credo sia un diritto anche di noi consiglieri comunali, che venga posto un quesito reale, che riporti l'oggetto della discussione veramente a quello che è. Perché vedete, quello che mi dispiace è che in questo Consiglio Comunale aperto hanno preso la parola per il 90-95% esponenti politici o consiglieri comunali. E quello che è passato come messaggio da vari interventi è quello che è stato l'oggetto della discussione su tutta la mega variante. Cioè sembra che da una parte ci siano i cementificatori pazzi, che saremmo noi consiglieri comunali, che vedete in questo emiciclo da questa parte, tranne Lorenzetti che ha deciso forse di passare in maggioranza con anticipo, e dall'altra parte ci sarebbero coloro che difendono il verde, che difendono l'ambiente, che difendono la natura, che sono contro le lobby dei costruttori. E questo è un messaggio assolutamente inaccettabile. E io volevo un attimo fare riferimento a quello che diceva Vignoli, il bravo consigliere Vignoli, quando diceva che sembra che in questa città non ci siano priorità, che noi abbiamo trovato delle priorità così tanto per fare quell'atto del 23 dicembre in una maniera subdola, nascondendo qualcosa per poter, non lo so, fare magari un favore ai costruttori, tant'è che poi questa proposta è bando al vaglio dei nostri uffici. Quindi non è detto che quella proposta fatta dai costruttori sia conforme, perché è una proposta che hanno fatto delle imprese, non l'abbiamo fatta noi, perché non vorrei che qualcuno pensi che quella proposta l'abbiamo fatta noi. Quindi gli uffici dovranno con calma e per bene valutare se quella proposta è conforme al bando, quindi se ci sono delle difformità sicuramente gli uffici saranno in grado di valutarle. Però ecco, quello che non è venuto fuori stasera, e secondo me non è venuto fuori neanche nella discussione, è quella che è la contropartita, cioè quello che viene al comune di questa operazione. Non è che noi siamo svegliati così tanto per inganno abbiamo deciso di cementificare. Scusatemi, fatemi fare riferimento un attimo a questi volantini che i miei ex compagni, amici di Sinistra e Libertà non hanno potuto diffondere in Consiglio Comunale, ma mi hanno detto ex compagni, ho detto ex, hanno distribuito, li ho presi. È una visione parziale di quello che si vuole dare. Cioè, per quale motivo sono state fatte quattro fotocopie di quattro interventi, dove si realizzano le opere dei privati? Per quale motivo, visto che voi dite sempre che ci vuole una visione globale della città, non è stata presentata ai cittadini una pianta dove si vede effettivamente tutto quello che viene fuori da questa mega variante? Perché, ripeto, come per inganno, sembra che in questa città problematiche che ci attanagliano da anni oggi non esistono più. Oggi non ci sono più. Noi abbiamo una piscina che negli ultimi anni sta praticamente ogni anno invecchiando per ogni anno 10 anni. Cioè i problemi sono continui. Non riusciamo ad organizzare una gara nemmeno regionale, perché quella piscina non è a norma per poter fare una gara regionale, e noi siamo fregiati, grazie agli amministratori del passato, del titolo di San Benedetto del Tronto, c'è stato lo sport.
noi non riusciamo ad organizzare a San Benito neanche un campionato regionale di nuoto di ragazzi, perché non abbiamo una piscina a norma. Una piscina che, nonostante nell'Interland molti si sono organizzati, ancora oggi è frequentata da 600 persone al giorno. Questi numeri dicono niente, 600 persone al giorno. È una piscina su cui noi, con l'ultimo bilancio, abbiamo stanziato 200.000 euro per mettere delle toppe, volgarmente parlando, per poter fare dei lavori che ci possono portare avanti per 3-4 anni. Altrimenti questa città non avrà più una piscina, saremo costretti a chiuderla come accadde circa 15-20 anni fa. E questa non è una priorità? Io non lo so, io lo chiedo. Vorrei sentire i cittadini, ecco perché mi auspicavo che forse qualche cittadino in più poteva stasera prendere la parola. Così come per incanto i tralicci di Via Bianchi non sono più dannosi per la salute. Qualcuno si sente di affermare che, in base alle misurazioni dell'ARPAM, i tralicci di Via Bianchi non sono più dannosi. Questi stessi che dicono questi sono quelli che dicono che i rilevamenti dell'ARPAM sulla cassa di Colmata non erano reali, perché l'ARPAM non era in grado di fare determinati controlli. Cioè, mettiamoci d'accordo. Mettiamoci d'accordo se una sottostazione che insiste a 10 metri da una scuola elementare debba restare lì per altri 20 anni, oppure dobbiamo toglierla come vogliamo fare noi. Ma queste cose, però, visto che hanno parlato molti esponenti di partiti politici, abbiate il coraggio di dirle in campagna elettorale. In campagna elettorale dite che i tralicci di Via Bianchi non fanno male. Io spero ci siano diversi cittadini più ad ascoltare questo consiglio comunale. Sappiate che ci sono delle forze politiche che dicono che i tralicci di Via Bianchi non fanno male. Io vorrei che questo sia chiaro, perché queste sono, fra le tante cose, le motivazioni che ci hanno spinto a fare questa variante. Io la chiamo variante, non la chiamo maxi variante perché non c'è nulla di maxi. Così come da questo accordo, e questo chiaramente gli esponenti non lo dicono del comitato, viene fuori che il comune avrà in proprietà, in zona Brancadoro, ben 270.000 metri quadri di verde pubblico di quartiere. Ripeto, 270.000 metri quadri. Cioè, questa è una cosa che non vuole dire nulla? Chi vuole cementificare la città vuole questo? Secondo voi? Ma i numeri, molti hanno detto non parliamo di tecnicismi perché... Chiedo silenzio. Non è all'ordine del giorno, ma se è una variante non parliamo di questo. Di cosa parliamo? Solo di quattro palazzine che vediamo su un foglio A4? È normale che le palazzine, neanche io le vorrei le palazzine, ma se noi abbiamo dei terreni in una zona cruciale della città, che è la cerniera della città, che sono in mano ai privati, non è colpa di Fabio Urbinati, non è colpa degli attuali dirigenti del Partito Democratico. Qualche problema precedentemente ci sarà stato. All'inizio qualcuno diceva che noi con questa mega variante volevamo cementificare la collina. Diceva questo, perché i proprietari di quella collina si sono tanti risentiti verso di noi? L'intervento di quel signor sindaco nell'ultimo consiglio comunale ha fatto un intervento molto pesante verso i proprietari di quella zona. Perché questo non è stato sottolineato? Perché è chiaro a questa maggioranza che abbiamo sempre detto che in quella collina non si edifica, e quello abbiamo mantenuto, perché qualcuno ha capito che con noi non c'è speranza di edificare quella collina, non solo per i vincoli sovraordinati che ci sono, ma perché non c'è la volontà politica. Quindi noi non è che stiamo sfregiando la città come qualcuno vuole dire. E se io dico che sono favorevolissimo al referendum, perché sarà una cosa grandiosa, per essere valido dovranno votare circa 19.000 cittadini, quindi non parliamo di 4.700 firme che sono tantissime. Qui si tratterà di 19 persone che dovranno andare in cabina come se fossero elezioni politiche e pronunciarsi su questi che sono i progetti, ma non su chi vuole il cemento o chi vuole il verde, o su chi vuole la pace o su chi vuole la guerra, perché è la stessa cosa se la mettiamo su questo piano. 9 minuti. Ok, no, finisco prima perché sono diversi cittadini dietro. Volevo dire tante altre cose, ma mi fermo qui. Ribadisco, lo faccio io perché purtroppo questa non è una critica che faccio alla stampa, che io apprezzo tantissimo, la stampa locale, però al centrodestra, e non me la prendo sempre con Vignoli, ma Vignoli è quello che ultimamente diciamo l'esponente più, secondo me, non nulla per chiare, che si vede con più frequenza in città, lo è anche per l'ottimo risultato che ha avuto alle regionali, è stato molto sfortunato, e questo gli ho detto anche privatamente, e me ne dispiace perché avrei preferito avere un San Benedettese in più in consiglio regionale ad Ancona. Però Luca, non puoi limitarti a dire da esponente del centrodestra ho votato il referendum, è un tuo diritto, hai fatto bene a farlo,
è qualcos'altro in più dovresti dire sull'urbanistica di questa città. Il centrodestra qualcosa in più dovrà dirci, visto che fra 6 mesi, 5 mesi avremo una campagna referendaria, una campagna, è partito il referendum stasera, abbiamo una campagna elettorale. Quello sì che sarà un vero e proprio referendum e noi accetteremo qualunque sia l'esito di questa consultazione. Grazie.